Grazie mille, grazie per questo invito. Cioè, non è facile invitare qualcuno della Commissione Europea, visto che insomma. No, a parte gli scherzi, è faticoso. E molte delle vostre critiche naturalmente non sono del tutto infondate, insomma. Quindi, comunque sono particolarmente lieto di essere qui, sono onorato del vostro invito, sono lieto di essere a Milano, una città che amo molto, in cui ho lavorato proprio qui per 3 anni, una città che vibra di energia industriale, di innovazione. Mi sembra il luogo particolarmente indicato, oltre per l'Expo, anche perché, come è stato sottolineato più volte, l'industria conciaria italiana ha una leadership oggettiva in Europa, è bene che anche nel luogo fico questo sia riconosciuto. L'industria europea non è un'industria marginale, questo è il messaggio che vi volevo dire, non è qualcosa che noi consideriamo una cenerentola nel quadro dell'industria, è un'industria strategica, è un'industria che è alla base di settori assolutamente importanti come il lusso e l'alta gamma. Pensate che il 17% di tutto il nostro export nel manifatturiero nel mondo deriva da lusso, moda e alta gamma. Senza una industria conciaria di qualità non ci sarebbero tutta una serie di prodotti della moda, cominciare dagli accessori, borse, guanti. È un'industria importante per gli interni dell'auto, è un'industria importante per l'arredo. È un'industria, tra l'altro, che ricicla in qualche modo del materiale che altrimenti dovrebbe andare a essere trattata come un rifiuto, incenerito o gestito, quindi in qualche modo ha una ratio ecologica. È un'industria che deve essere sostenuta. Lei, direttore, penso che abbia delle buone ragioni di lamentarsi del fatto che l'Unione Europea, un po' per divisioni tra Stati membri, un po' per burocrazia interna alla Commissione, un po' per una certa filosofia che c'è alla DG Commercio, sia stata a volte disattenta rispetto alle vostre istanze. Posso dire questo perché sono stato nominato 3 mesi fa, quindi in qualche modo sto scherzando. Ovviamente sono stato portavoce per l'industria per 4 anni col vicepresidente Tajani, quindi ci assumiamo le responsabilità, personalmente mi assumo responsabilità se nel passato la politica industriale europea non è stata sufficientemente attenta al vostro settore. Quello che le posso dire oggi è che questa Commissione, la Commissione Juncker, ha come priorità assoluta, non dico l'unica, ma insomma, insieme all'immigrazione, diciamo, buona parte delle nostre energie si concentrano sulla crescita e sul lavoro. Pensiamo che per ottenere la crescita e il lavoro sia fondamentale e indispensabile avere una forte base industriale. Riteniamo che senza una forte industria competitiva, senza un'economia che affondi le sue radici in modo profondo nell'industria, non ci può essere innovazione, l'80% dell'innovazione viene facendo le cose, non ci può essere export, l'80% del nostro export viene, non parlare dell'export nel vostro settore, che credo che sia come valore il primo al mondo, non ci può essere export, non ci può essere lavoro e anche l'economia dei servizi si inaridisce senza una forte base industriale. Ovviamente per attirare investimenti industriali in Europa, cosa che abbiamo perso negli ultimi 10 anni, non solo per colpa della crisi, l'Europa deve cambiare. Dobbiamo diventare molto più amici dell'industria. Dobbiamo avere un contesto regolamentare, un mercato interno più favorevole agli investimenti industriali, dobbiamo avere una politica energetica e ambientale che non sia punitiva nei confronti dell'industria. Dobbiamo avere una politica commerciale molto meno ingenua e che rispetti la reciprocità e la parità di accesso ai mercati. Una politica della ricerca che punti all'innovazione vicino alle imprese e non alla ricerca accademica, e una politica di formazione che sia in continua dialettica con le esigenze del lavoro. Naturalmente alcune cose stanno effettivamente cambiando, su altre cose c'è ancora tanto lavoro da fare. Per venire ai problemi specifici del vostro settore, penso che sul tema del protezionismo, credo che abbiate ragione al 100% e che la DG Trade obiettivamente sia stata finora poco sensibile a alcune vostre istanze legittime. Ho visto i dati che mi avete fornito. Negli ultimi 10 anni il mercato protetto delle pelli che vi servono al 90%, perché la produzione di pelli, anche per un certo declino del macello in Europa, sta diminuendo, quindi il 90%, siete dipendenti per circa il 90% di pelli che vengono da fuori, e
e la quota di pelli sottratte al libero mercato negli ultimi 10 anni è raddoppiata, è passata dal 25% al 50%. Questo vuol dire che paesi come Brasile, Argentina, Russia, Etiopia, o la stessa India e Pakistan, solo per citarne alcuni, hanno avuto delle politiche protezioniste. E con alcuni di questi paesi noi abbiamo degli accordi di preferenze generalizzate, il che francamente è una cosa che un po' mi rivolgo al Presidente dell'ICE, fa impressione. Quindi, per quello che potrò fare con il mio collega responsabile per le materie prime, Mattia Pellegrini, cercheremo di riportare questa problematica all'attenzione della TRE. Sull'indicazione di origine l'articolerei in tre problemi diversi. Il primo, di difficile soluzione, perché lì non si tratta di mancanza di volontà di legiferare della Commissione europea. Come lei sa, Tajani ha presentato una proposta sull'indicazione di origine obbligatoria nell'ambito del pacchetto sulla protezione dei consumatori, il famoso articolo 7. C'è uno scontro, che è uno degli scontri più impressionanti a cui ho assistito a livelli di Stati membri, proprio diventato ideologico, con la Germania assolutamente contraria, l'Italia, la Francia, la Spagna e altri paesi che spingono. Un'ipotesi possibile di compromesso potrebbe essere avere un made in settoriale, e a quel punto il nostro impegno sarebbe di farci rientrare anche il cuoio, insieme al tessile, all'arredo, ai gioielli e alla ceramica. Però onestamente, le resistenze sono talmente forti, talmente radicati, che o il primo ministro italiano convince la cancelliera tedesca, almeno che la Germania non può vincere su tutti i tavoli e qualcosa ogni tanto deve mollare, oppure vedo difficile anche un'ipotesi di compromesso. Questa è la mia analisi personale che volevo condividere con voi. Invece, sulle indicazioni geografiche protette, diciamo l'estensione delle indicazioni geografiche agricole ai prodotti manifatturieri, su quello sono molto più ottimista. La Commissione sta studiando alcuni progetti pilota sulla ceramica, sul vetro. Potremmo farci rientrare, se ovviamente se la vostra associazione è d'accordo, anche l'industria conciaria. Non è la soluzione ideale, ma è già qualcosa, insomma, che si muove nella direzione. Sull'indicazione di cuoio autentico stiamo studiando il dossier. Lo studio di impatto che avevamo in mano era stato considerato non sufficiente per un'iniziativa legislativa. Stiamo vedendo se con nuovi dati che evidenziano, posto che a livello di ratio normativa concordo con voi che c'è una simmetria tra il tessile e il cuoio che non si giustifica, dal punto di vista, in questo momento la Commissione Juncker non vuole legiferare salvo che non sia assolutamente indispensabile. Ci abbiamo un vicepresidente Timmermans alla delegificazione, alla semplificazione, per cui è molto difficile portare una nuova iniziativa legislativa. Ma insomma, beh, se ci sono dei dati sufficienti, ritorni sufficienti, proveremo a vedere quello che si può fare. In ogni caso, anche sui costi ambientali, anche sui costi di REACH, prendo l'impegno pubblicamente di cercare di fare, nell'interesse della nostra politica per creare impiego, non per fare un favore a voi, di fare tutto quello che la DG GRO, il Dipartimento per l'Industria dell'Unione Europea, può fare per sostenervi. Vorrei concludere con un messaggio generale. Io capisco le critiche all'Europa in generale. L'Europa, come sapete, è fatta di 28 Stati membri, quindi insomma non è un luogo astratto, è un luogo di cui l'Italia fa parte, dove si negozia in maniera dura, con degli interessi spesso divergenti, in maniera non spesso piacevole, però è un luogo necessario. Alcuni dei vostri problemi possono essere risolti, ahimè per voi, ma è così, non soltanto a Montecitorio o al Ministero dell'Industria italiano, ma anche al Palazzo del Berlemont piuttosto che a Strasburgo. È una realtà di fatto, purtroppo. Alcune cose si possono risolvere solo a Bruxelles. Bisogna considerare sempre più Bruxelles come una seconda capitale, come Roma, magari meno piacevole andarci, e investire molto lì, sapendo che l'Italia ha degli interessi che spesso non coincidono, e che il fatto di avere una quota così grande di produzione, paradossalmente in un contesto dove si ragiona a blocchi di paesi, alleanze, a gruppi, può essere quasi un handicap. Questo è il messaggio. Comunque, messaggio finale, potete contare su di me sicuramente. Grazie mille per l'invito. Io continuo ad approfittarne, quindi facendo la chiosa,
Quindi grazie, dottor Corazza. Sull'Europa, insomma, quello che diciamo tutti, troppa burocrazia, quindi se riuscissimo, perché poi il problema più che l'istituzione sono le teste, vanno cambiate le persone, questo riguarda sia il Palazzo di Bruxelles, ma sia anche tutte le lobby che girano intorno a Bruxelles, a partire dalle associazioni che si impadroniscono di titoli che non hanno perché non rispettano il mercato. Io, appunto, tutti noi speriamo che il mercato sia più presente all'Europa. E il mercato della concia dice una sola cosa: il 65% del prodotto europeo arriva dall'Italia. Il mercato internazionale dice che il 25% o 24%, non ricordo, delle esportazioni di pelli finite nel mondo arriva dall'Italia. Insomma, quindi non è che il mercato sia una tavola rotonda fatta di burocrati dove ognuno alza la manina e dice io devo parlare 5 minuti e basta, e poi arriva il burocrate capo che dice adesso decido io. Perciò più rispetto del mercato, ma delle vere forze del mercato, che non esiste soltanto al nord delle Alpi. L'Italia ha molto da dire sul mercato. Comunque, il suo impegno ci incoraggia. Diciamo che rispetto alla mia apertura del congresso di oggi, mi sento un po' più ottimista con persone come lei.